appuntamenti più apprezzati in Canavese nel periodo primaverile sono sicuramente quelle di maggio. I di maggio, una festa medievale, una sagra, un evento che riporta gli appassionati, ma anche i curiosi, in un periodo storico lontano, ma che è sempre affascinante. Siamo qua per raccontare con due delle colonne portanti della Proloco di Oglianico e del comitato organizzatore, che sono Ambrogio Toffanin e Celestino Remogna. Buonasera. Buonasera. Allora, partiamo con Ambrogio. Ambrogio, questa edizione 2023 di nuovo ricca, un programma importante. Sabato scorso c'è stato il taglio del nastro, La la presentazione. presentazione con la piantumazione dell'albero in via Tolosano. Raccontaci un po' come vi state approcciando, come avete vissuto questo primo appuntamento, ma soprattutto come vi state preparando a quelli che saranno poi gli eventi clou. Grazie. Questa sarà è la 41ª edizione della rievocazione storica. Per noi è l'appuntamento più importante per il paese e per la Proloco stessa. Un appuntamento che coinvolge sia i più piccoli che gli anziani. Chiaramente dietro a questa rievocazione c'è un grandissimo lavoro che dura quasi per tutto l'anno, ma dietro a questo lavoro e quindi a tanta fatica c'è anche tanto divertimento. Quindi per noi ci teniamo tantissimo perché abbiamo dei bei momenti di conviviali che attendiamo veramente da un anno all'altro perché li viviamo veramente con tantissima intensità e Coinvolgete gioia, all'ennesima coinvolgiamo potenza. all'ennesima potenza. Con sabato è stato il primo evento, la presentazione di tutta la manifestazione, che inizia con il primo atto che è la piantumazione di un giovane albero. Coinvolgiamo sempre molto i ragazzini e quindi qui vogliamo dare il buon esempio, siccome poi la festa proprio inizierà con la posa del maggio al centro della piazza, atto propiziatorio per i raccolti. Per noi, per la buona riuscita dell'edizione, però così come tagliamo un albero all'inizio della manifestazione, ne piantiamo uno prima di partire con qualsiasi attività del programma. E quindi sabato si è svolta questa prima operazione, poi ci siamo spostati all'interno del ricetto e dove abbiamo elencato tutto quello che sarà il programma che inizieremo con il 1º maggio e che vedremo in seguito. Benissimo. Celestino, tra l'altro, sempre sabato c'è stato un momento molto importante, un taglio del nastro monumentale per tutta la comunità oglianicese, perché è stata l'occasione anche per vedere lo storico e bellissimo ricetto di Oglianico sotto un punto di vista nuovo, perché finalmente sono stati realizzati una serie di lavori che erano attesi da tempo. Ci vuoi raccontare anche di questo momento così importante? Sicuramente sabato abbiamo tagliato proprio il nastro, il sindaco con due consiglieri regionali, Fava e poi diversi sindaci della zona, e abbiamo, diciamo, presentato il restauro della torre, già fatta, finita già l'anno scorso, e il rifacimento della pavimentazione del recinto, che era sempre stata fatta nel 90 all'incirca, sempre con i ciottoli, però era senza una guida interna, la posa era stata fatta diversa. Adesso invece con le nuove tecniche, i ciottoli sono stati fermati col cemento. E poi abbiamo fatto una guida centrale che permette un camminamento migliore. Certo. I comuni fondi abbiamo ottinto da un finanziamento ministeriale per la messa in sicurezza del risparmio energetico per la torre, e per la pavimentazione abbiamo avuto un finanziamento di 197.000 euro della regione e 50.000 euro con fondi propri del comune. E abbiamo portato avanti il discorso iniziato a novembre del 21, quando il presidente Cirio era venuto a ringraziare la protezione civile per l'attività svolta durante il Covid, e poi girando nel ricetto si era parlato che noi avevamo un progetto pronto, e lui ha detto: ma andate avanti, vediamo cosa si può fare. L'altro anno d'agosto sono arrivati i fondi, perciò abbiamo potuto iniziare, tra l'altro
con l'impresa che ha fatto i lavori abbastanza celermente, perché ha iniziato il 1° di febbraio, verso metà marzo era già quasi tutto finito. Quindi pronto, giusto giusto per l'impresa, è un'impresa locale, la CEVI di Rivara, perciò diciamo che abbiamo visto la gente, specialmente quella dei ricetti, che abita lì, che si lamentava un po' perché in ciabatte per i ricetti non ci andavamo tanto. Così alla fine almeno siamo tutti contenti, diciamo che il ricetto l'abbiamo abbastanza sistemato. Adesso l'altro giorno il sindaco ha lanciato un'idea che è già qualche mese che farfuriamo, magari vediamo di fare un concorso per far fare delle formelle di terracotta da appendere poi sul muro del ricetto nella piazza, vedremo dove, esatto, quanto, e dare ancora quel tocco un po' più di bellezza, esatto, ulteriore a quello che è già una bellissima ricchezza del paese. Allora, veniamo a quello che è appunto la 41esima edizione. Ho detto presentazione, i primi passi sono stati compiuti, però poi si entra a partire dal 1° maggio nel vivo, e ho visto che il programma ancora una volta è ricco, addirittura aumentano tra virgolette anche le iniziative, le cose interessanti, i giorni a disposizione. Vuoi raccontarci a grandi linee quali sono gli appuntamenti imperdibili di questa 41esima edizione? Assolutamente sì, proprio il 1° maggio, quindi lunedì 1° maggio, con il Calendì Maggio al grido di Viva Savoia Popolo, alle ore 14 inizieremo con la presentazione dei nuovi personaggi. Qui ogni anno a rotazione fra i quattro rioni, l'anno di competenza sono loro ad esprimere i personaggi. Quindi anche questo qua è un appuntamento chiaramente per il paese, no? È anche interessante. Dopo la presentazione dei personaggi e l'esibizione di alcuni gruppi nella piazza, faremo la posa del maggio, certo, quindi il primo atto che ho detto propiziatorio per la buona riuscita, e poi un gran galà dei rioni, e quindi faremo un corteo che girerà per i quattro rioni, per poi concludersi alle 19.30 con una, chiaramente, una tavolata tutti insieme a casa Giada. Queste non mancheranno mai per tutte le date dell'appuntamento. Poi ci sposteremo a venerdì 5 maggio. E anche questo qua è un appuntamento importante, perché è una cosa molto caratteristica della nostra rievocazione, è la cena medievale. Veramente una chicca alla quale ci teniamo tantissimo, ed è anche molto apprezzata dai commensali, certo, perché è una cena veramente servita, quindi gestita sia per quanto riguarda le attività che il menù, rigorosamente in stile medievale. E anche questa a Casa Gilda, però qui è obbligatoria la prenotazione. E purtroppo siamo già sold out, perché bravi, è un appuntamento veramente ambito e subito gustoso e assolutamente bellissimo da presenziare. Assolutamente. Conferno. Poi al sabato 6 maggio la serata di Maggiando. Questa è una serata un po' particolare, dove uniamo la parte rievocativa a una cosa un po' più ludica, perché la serata sarà una serata a base di musica folk. Mm-hmm. Ed è anni che partecipano a questa serata il gruppo Libermank, gruppo, certo, conosciuto di Valli Occitani, e quindi la serata chiaramente convergerà tutta all'interno della piazza Ricetti per questa serata di ballo. Ma contemporaneamente chiaramente sarà possibile usufruire del padiglione a Casa Gilda per la cena, certo, e comunque all'interno del Ricetto, che siamo anche noi orgogliosissimi di questa meravigliosa attività che il Comune è riuscito a svolgere, perché è diventato ancora più bello. Quindi, certo, per chi volesse cogliere l'occasione di visitare, oltre che Oglianico, anche il nostro Ricetto. Per poi, la domenica 7 maggio, non abbiamo particolari attività legate alla rievocazione, però è interessante perché diamo la possibilità di queste visite guidate, quindi con un pochino più calma e magari meno confusione si potrà essere accompagnati a visitare all'interno del Ricetto nostro, sia la Cappella di Sant'Evagio, che è di nuovo una bellissima realtà che è stata donata, ristrutturata e donata al Comune, la Taverna dell'Abbadia, anche questo, una delle ultime celle rimaste originali e che sono state donate dalla famiglia Penevidari alla Proloco, mm-hmm, e anche queste pian piano entreranno nei programmi di ristrutturazione, però è già possibile, è anni che la usufruiamo ed, certo, è comunque visitabile. Poi andremo a sabato 13 maggio, e qui entriamo nel weekend
principale, decisivo, con la serata Recettum. Questa è una serata che è caratterizzata dal fatto che per entrare all'interno della festa sarà obbligatorio indossare o un abito proprio medievale o perlomeno una tunica, cercare di calarsi un po' nel Medioevo. Chi non avrà la possibilità di arrivare già munito di abito avrà la possibilità di affittarlo presso i nostri stand. E questa serata anche ci sarà la possibilità chiaramente di mangiare sia nella piazza e di ballare, così come sempre a Casa Gilda, questa, la struttura di Casa Gilda sarà sempre aperta, in tutte le occasioni. E anche qui darà la possibilità veramente di vivere in un modo un pochino particolare, di calarsi più a pieno nel Medioevo. La domenica 14 maggio, domenica principale, proprio alle Idi di maggio, e quindi qui la giornata è molto piena perché iniziamo dal mattino con l'allestimento di tutti i portoni, le piazze e quant'altro, alle ore 10 la Santa Messa dei personaggi in costume, poi inizierà il torneo della bandiera. Siamo molto orgogliosi di avere un bel gruppo di giovani con sbandieratori, tamburi e chiarine, per noi è veramente un motivo di orgoglio, perché sono ragazzi che ci tengono tantissimo e portano avanti questa attività per tutto l'anno, ed è chiaro che quello della rievocazione è il momento ufficiale per uscire nella piazza. Alle ore 14 riproporremo, ed è la settima edizione del concorso MesterChef, qui siccome negli ultimi anni c'è questa grande attenzione per tutto quello che è legato al culinario, alla cucina, abbiamo pensato di ricalare in ambito completamente medievale, sia per attrezzature che per ricette, quindi i partecipanti gareggeranno con fuoco fatto a legna, pentolami, attrezzi, chiaramente tutto il più rigorosamente possibile attinente al periodo medievale, e dovranno fare delle ricette anche molto particolari. Il pomeriggio poi proseguirà con la festa per tutta la piazza, con la partecipazione di parecchi gruppi ospiti. Ho visto tantissimi anche da, qui, da tutto il Nord Italia. Assolutamente sì, assolutamente sì. E per poi concludersi alle ore 19, sempre con la cena a Casa Gilda, ma alle ore 21:30 con il Teatro Popolare. Anche questo è di nuovo un'attività che ci teniamo molto, perché facciamo fare questo teatro popolare da dei figuranti che non sono attori professionisti, ma sono i nostri compaesani, certo, che per mesi si preparano sotto chiaramente la regia di una regista, che è Dania Caresio, che ci segue, e alle ore 21:30 ci sarà il teatro popolare nella piazza. A conclusione del teatro popolare la calata del maggio, certo, che è l'atto conclusivo di quella che è la nostra rievocazione. Una fine importante per un evento importante. Una fine importante per un evento importante, un evento che rinnovo l'invito a chi non l'avesse mai vista o per chi c'è già stato, perché è veramente un momento di festa, ecco, oltre al cercare di essere il più attinente possibile a quelle che erano le attività del Medioevo, per quello che riguarda gli allestimenti e i costumi, cerchiamo comunque di viverla veramente come una festa. E quindi è un piacere clima calarsi migliore in una serata medievale ad Oglianico. Perfetto. Celestino, non solo abbiamo parlato appunto di festa, di momenti di divertimento, eccetera, però da sempre le Idi di Oglianico sono anche cultura, perché oltre a immergere le persone, una parte storica, una parte della storia anche del nostro territorio, c'è sempre una parte legata a quello che è l'arte e la cultura. Quest'anno, tra l'altro, c'è stato appunto sempre 15 l'inaugurazione anche di una mostra. Hai voglia di parlarci di questa mostra e raccontarci di quello che rappresenta anche questo momento per Oglianico? Ma sicuramente, oltre ad aver inaugurato il Recetto, la presentazione del coso, ha sempre col sindaco Ambrogio, da Proloco, gli assessori Favre, Vignale e 5-6 sindaci della zona, è stata inaugurata anche la mostra, che il nome dato dagli artisti sono Zorro in dialogo, che fa parte, curata da 4 artisti, Sandra Baruzzo, Roberto Perino, Guglielmo Martin e Mara Tonso, che fanno parte del Cantiere delle Arti di Castellamonte. Loro ci hanno curato tutto, noi abbiamo preparato la mostra e poi loro hanno messo i suoi pezzi, ed è
una mostra quest'anno particolarmente carina e molto apprezzata da chi è che l'ha già vista, e sarà aperta durante la manifestazione che, come abbiamo detto, già dal 1° maggio, e andremo avanti anche il 7 di maggio, che ci saranno le visite guidate, ci sarà sicuramente la mostra aperta. Perfetto. Per poi andare al 13 e al 14. E se qualcuno col volantino in mano non avesse tempo a venire o cosa del genere, ci sono dei numeri di telefono, siamo a disposizione per farla eventualmente visitare anche fuori dagli orari di... Del programma. Beh, bene, questa appunto è un'attenzione tra l'altro anche a quello che è, diciamo, l'arte e la cultura del territorio canavesano, una bella collaborazione che sicuramente sì. Fa bene non solo alle IDI ma a tutto il territorio, che hanno bisogno di sempre più persone anche curiose, incuriosite da, come avete giustamente detto prima, da quello che è la storia, da quello che è la parte ludica, da quello che è la parte anche del food, che è sempre importante, ma anche per far conoscere quelle che sono le ricchezze del nostro territorio. Sicuramente c'è stato anche un po' di sinergia col comune di Castellamonte, che ci ha permesso di usare le sue basi che avevano lì, e la molta collaborazione data da questi quattro artisti che siamo andati a chiamare, e ci seguiranno anche un po' forse in quelle formelle che abbiamo in testa di... Bene. Allora, a questo punto, ringraziandovi per esserci venuti a trovare, ringraziandovi per averci raccontato quello che saranno le IDI, non resta che invitare tutti quanti in questi giorni, dal 1° al 14, a far visita a Oglianico. Poi effettivamente Oglianico e il Ricetto è sempre a disposizione al di là della festa, ma in questo momento sarà ancora più bello, ancora più ricco, più colorato. In bocca al lupo, buon divertimento, sicuramente ci vedremo e ci divertiremo assieme. Non resta che, ripeto, invitare più persone possibile, certo, a venire a conoscere Oglianico, perché Oglianico ha tanto da dire e ha tanto da fare. Grazie a voi. Grazie e alla prossima. Alla prossima, ancora. Grazie.